Radio Circuito 29 presenta Ora di Punta. L'importanza del cibo, e lo dico proprio adesso che appunto molti di voi si stanno mettendo a tavola per consumare un veloce spuntino. Dicevo, l'importanza del cibo per la scioltezza delle articolazioni in vista anche dell'inverno. Dunque tra qualche settimana inizierà a fare freddo e il nostro organismo deve essere per forza di cose pronto. Allora, quali sono tutti i consigli del caso? Li chiediamo alla nostra Rosanna Mellone. Buongiorno. Buongiorno Michele, buongiorno a tutti. Beh, siamo a reduci da un'estate, io vi auguro, di vacanze, di sport, e quindi dobbiamo far tesoro di questa tonicità del corpo e mantenerla. E a tavola esistono dei cibi proprio chiamati elastici, lubrificanti, perché agiscono sui muscoli e sull'articolazione. Comunque gli esperti intanto mettono in guardia dal sovrappeso, perché insomma il peso eccessivo naturalmente non aiuta, è proprio peso, possiamo proprio dire così, sì, sulle articolazioni. E poi anche di fare del movimento antigravitario, come il nuoto oppure la bicicletta. Ma dicevo, a tavola ci aiuta il pesce, ancora è ottimo e abbondante, che con i suoi omega 3 aiuta, perché è un antinfiammatorio e agisce sulle articolazioni. Poi la solita nostra frutta e verdura, magari preferendo, che so, i peperoni, le pesche che ancora ci sono, l'uva che arriva ottima e abbondante, porta antiossidanti che vanno a difenderci proprio dal logorio. Il muscolo deve essere protetto, deve essere aiutato nella sua plasticità, perché poi si logora col movimento e quindi deve ricostituire i suoi mattoncini. Naturalmente qui ci vuole la carne, le proteine della carne. Preferite quella bianca, anche perché, l'abbiamo detto tante volte, non ha niente da invidiare alla carne rossa. Sì. Quindi carne oppure legumi con cereali per chi fosse vegetariano. Importantissima l'idratazione, perché agevola i processi motori e quindi va soddisfatta però con un'acqua particolare, da leggere quindi l'etichetta, che sia ricca di potassio, di magnesio, di calcio e povera di sodio, perché cosa fa? Aiuta appunto a portare tutti i minerali che ci servono per il movimento. Ottimo le spremute oppure i succhi di frutta, però attenzione, dobbiamo diluirli almeno al 50%, certo, perché intanto così portiamo, sì, vitamine lo stesso, ma non diamo quella botta al metabolismo glucidico che, certo, ci fa innalzare la glicemia, che poi dopo ci lascia nel bel mezzo magari di una performance fisica e quindi ci ridà fame, ci ridà stanchezza e senso di debolezza. Poi dicevo appunto dei minerali. Per il movimento servono calcio, potassio, magnesio, fosforo, sì, che possiamo prendere dai vegetali. Appunto, chi non vuole abbondare in latticini o altre cose, vegetali vanno benissimo, però a foglia verde. E a questo io aggiungo il cosiddetto cibo del futuro, che non sono altro che le alghe. Queste verdure del mare ci disintossicano anche, oltre a portare questi minerali. Vanno raccomandate anche nelle diete, perché hanno pochissime calorie, solo 40-50 per etto. E noi pensiamo che siano una trovata di oggi, invece sono anche nella nostra tradizione, ho scoperto. Bene. A Napoli ne fanno delle frittelle, a Livorno ne fanno una minestra chiamata la minestra di Sassi, perché aggiungono nel brodo di verdura questi sassi, okay, ricoperti di alghe. Ottimo, direi. Ah sì, allora, chi volesse maggiori informazioni, c'è un libro, un sito? Certamente, consiglio un libro che è La dieta naturale nello sport, di Riccardo Jacoponi, edizioni mediterranee. Quindi ogni spunto lì lo potete trovare. Perfetto. Allora, grazie alla nostra Rosanna Mellone, buon lavoro. Grazie e buona giornata a tutti. E così termina anche la mattina quella di Radio Circuito 29. Buona settimana a voi, buon appetito se state consumando il vostro pranzo. Ci ritroveremo domani mattina, come sempre, 9:10 minuti da Michele Bianchi. L'augurio di una buona giornata.